Allora, eccoci qua con un nuovo svuota la spesa. Ho speso ben 150 euro, però diciamo che erano 15 giorni che dovevo fare la spesa, ho fatto la spesa per altrettanti 15 giorni, secondo me. Allora, partiamo da... Sono andata in due supermercati, sono andata all'Eurospin e nel supermercato qui del paese perché mi mancavano delle cose che non avevo trovato all'Eurospin, quindi ve le faccio vedere subito così almeno ce le leviamo. Allora, ho preso questo che è lo yogurt all'ananas, che ci voglio fare una ricettina di un dolce. Ho finalmente trovato il cura lavatrice perché ho la lavatrice che sta facendo le bizze. Poi ho preso uva, questa era a 2,99 euro, mi è venuta 4,29 euro perché è 1,5 kg quasi. Poi ho preso l'aceto perché all'Eurospin invece ho preso l'alcol, che io ci faccio il mio spruzzino per le pulizie, e poi questa qui della Pompadour, zenzero e limone perché Samuele l'ha finita e la voleva, e questo è quello che ho preso fuori. Poi all'Eurospin invece c'erano in offerta le cassettine. Ale, poi abbassiamo il muto. Le cassettine, ho preso una cassetta di zucchine. Questa è un chilo, mi pare, 1 chilo di zucchine, 1,5 kg di zucchine, comunque la cassettina questa. Poi una cassetta di finocchi e una cassetta di clementine a foglia. Ho un po' spulciato, devo dire la verità, per queste clementine a foglia, speriamo che non ci sia la sorpresa sotto come di solito succede. Passiamo alle buste invece. Allora, nella prima busta due accessori che sembra che Eurospin mi ha ascoltato perché ieri ho pulito il frigo e volevo qualcosa per sistemare meglio le verdure e la frutta. E, ecco qua, l'ho presi. Questo rosso con il simbolo dei peperoni per le verdure, questo verde col simbolo della mela e della pera per la frutta, ma sono intercambiabili. Quindi, vabbè. Mi servivano proprio per gestirmi le cose. Poi, prima che mi dimentico perché le ho levate dalle buste, le uova, le solite uova, 10. Poi questa è la busta dell'alcol, vi avviso subito. Allora ho preso un Trebbiano, un Soave, che sono i nostri preferiti, un Sangiovese Maremma Toscana, l'ho voluto provare, vediamo un po', di solito il Sangiovese è buono. E poi c'era in offerta questo, che è il Novello del Salento 2020, questo è proprio nuovo nuovo, vediamo un po' com'è, era in offerta, vediamo. Poi come al solito ho preso le nostre birrette, che sono queste qui, sono le bottigliette queste in vetro da 33 centilitri l'una. Mi pare che vengono 2,99 euro a confezione e queste le prendiamo sempre. Altra busta a random, ve lo dico subito perché non ho suddiviso, non ho fatto in tempo anche perché mi devo sbrigare, che tra 20 minuti devo andare a prendere Aurora a scuola. Allora ho preso i taralli, questi qui che sono però con le bustine, ci sono 8 bustine dentro perché praticamente spesso capita che le do a Aurora per scuola per portarsele per merenda. O comunque ci fanno tipo un aperitivino i bambini, eccetera. Poi c'è qualcosa che è bagnato, amido di mais, che serve sempre per rendere più dolci, più soffici i dolci. Poi mozzarelle, ne ho prese due buste, che perché praticamente non mi ero resa conto di averle prese due buste e alla fine le ho prese due, però insomma fanno sempre comodo. Poi ho preso due confezioni di macinato, questo qui è il macinato per ragù di bovino adulto, solamente di bovino, e io ci aggiungerò una salsiccia per renderlo un pochino più gustoso. Poi il bicarbonato, perché ho scoperto proprio ieri spurgando la doccia che è meglio del disgorgante, quindi ho preso il bicarbonato che comunque ci vado anche a lavare le verdure, eccetera, eccetera, perché
soprattutto le verdure che sono sfuse, che non sono nei sacchetti o comunque vengono maneggiate perché uno cerca al supermercato eccetera, preferisco sempre lavarle meglio, quindi bicarbonato, poi besciamella, una confezione di fusilli, questi qui è sempre la confezione da un chilo, quella che si trova spesso all'Eurospin, broccoletto, ne ho preso uno solo, questi sono i miei preferiti, ne ho preso uno solo perché ce n'ho tre, c'ho tre cavoli dentro al frigorifero e non so quando cucinarli, come cucinarli, se cucinarli, perché non mi fanno impazzire. Poi ho preso, questo è il reparto merendine, allora queste qui che sono le Simil Kinder Delice, hanno cambiato la confezione, cioè è fighissima la confezione così. Poi Simil Macine per colazione, crostatine al cioccolato che vanno via come il pane a casa mia, non so perché. Ho preso i pangoccioli, Simil pangoccioli, perché ho scoperto che a casa di un amichetto Alessandro se l'è mangiati, gli sono piaciuti, quindi l'ho voluto prendere. Simil gocciole, che però vi devo dire la verità, i biscotti dell'Eurospin a me piacciono più di quelli originali. E poi due confezioni di succhi di frutta, questi sono il must have, ce l'hanno tutti quanti, una alla pesca, una all'albicocca. La pera me la stanno cominciando a boicottare, persino Aurora, quindi basta pera. Altra busta, ho preso due confezioni di questo, che è il kebab di pollo, perché avevo intenzione di metterlo nelle piadine, ora non so l'altro dove è finito, quando lo trovo ve lo faccio vedere. Poi, pan carré, questo qui classico a 35 centesimi, gli sfilatini, che sono dei mini paninetti che io utilizzo per andare per farci il panino a Aurora per merenda a scuola, una confezione di tortiglioni, peperoni in sacchetto, io prendo sempre questi qui in sacchetto, melanzane, che mi sembra che erano in offerta, ho preso due di queste, allora queste qui sono gli impasti già pronti per la pizza, per le tigelle, per il pane eccetera, l'avevamo usati nel periodo della quarantena di marzo, l'avevamo già utilizzati e ci erano piaciuti, allora l'ho voluti riprendere, ne ho presi due perché non mi ricordo se uno c'era bastato per tutte e quattro oppure no, e quindi l'ho presi due, comunque si mantengono, nel senso che hanno una scadenza comunque abbastanza lunga perché scadono alla fine di novembre, quindi una settimana e pace fatta, se no si congela e poi si ritira fuori, si scongela e si usa. Poi prosciutto cotto a cubetti, perché la mia intenzione oggi era di fare il riso alla cantonese, ora vediamo se ci riesco perché è tardi. Poi funghi, questi qui misti già con gli odori, sempre per il discorso che purtroppo la mia amica si è scordata da me i funghi che ha trovato al marito, quindi mi sono dovuta accroccare, anche perché per cena volevo fare i funghi ripieni a mio marito, non ho trovato quelli grossi, marroni, non mi ricordo come si chiamano, e quindi gli ho preso questi qua, che più o meno hanno il cappello un po' grande, e lo so che non è la stessa cosa a livello di sapore, però cercherò di aggeggiarmi in qualche modo, purtroppo si fa quel che si può. Stamattina sono andata all'Eurospin che praticamente non c'era quasi niente nei banconi, quindi figuratevi, una confezione di banane che non devono mai mancare a casa nostra, io so piena dei moscerini, con tanto che ho messo, e di mosche, con tanto che ho messo la frutta tutta in frigorifero. Ecco l'altra confezione di kebab, non mi ricordo più dov'è, eccola. Poi ho preso per il pranzo della domenica fusi di pollo, i soliti fusi di pollo, e le costine di maiale che le avevamo già prese quando erano in offerta un paio di settimane fa, ci sono piaciute e le ho riprese. Terza busta, sì, ce la faccio. Terza busta, allora ho preso l'alcol. Questo qui non è l'alcol però classico, è un alcol a 50 gradi profumato. C'era solamente questo, raga. Io ho preso questo, speriamo che
unito all'aceto che ho preso prima, non faccia strani versi, però c'era solamente questo e ho preso questo, perché l'alcol, lo sapete meglio di me, è difficilissimo da trovare. Poi ho preso le piadine, 4 confezioni di piadine, ecco, 1, 2, 3, 4, 4 confezioni di piadine, perché non si sa mai, possono essere utili per una cena al volo se succede qualcosa in particolare e non riesco a fare la cena che ho predisposto. Poi tagliolini freschi, li prendo freschi, non li prendo con gli altri perché questi ci piacciono di più. Poi ho preso il cacao amaro perché non ce l'ho e mi serve per fare i dolci. Poi questi qui che sono i simil nascondino, che sono piaciuti tantissimo ai bambini, quindi li ho presi, effettivamente sono buoni, non so male. Poi ho preso un trancetto di salmone, questi sono 250 grammi di salmone, lo voglio fare per ci voglio fare la pasta, quindi tanto metterò tutto quanto prima in freezer perché non è, non mi ricordo bene quando lo devo fare, e il salmone sinceramente, come il pesce, devono essere abbastanza freschi. Purtroppo qui da me la pescheria è aperta 2 volte a settimana e non tutti i giorni, quindi non posso andare a prendere il pesce quando mi serve. Ora per domenica lo prenderò venerdì, però questo, insomma, visto che mi serve in questi giorni e sicuramente non sarà aperta, l'ho preso. Poi cioccolatini, questi qui sono buonissimi, prendeteli, sono 4 euro, sono 850 grammi di praline, e ci sono di tutti i tipi, coi cereali, al latte, fondente, gianduia, veramente di tutti i tipi, grandi, rotondi, di tutti i tipi, quindi prendeteli, questi sono una mano santa, cioè mia suocera me l'ha fatti scoprire, sono veramente una mano santa. Poi ho preso il latte, ho preso 4 confezioni di questo, mi pare? Mi sembra sì, 4 confezioni. Perde. Vabbè, mo maggeggio. 4 confezioni di latte, di questo. Poi ho preso 3 confezioni del mio latte di soia che bevo sempre io. Ho cercato di non sbagliarmi perché di solito mischiano soia e riso, e quando bevo quello del riso mi sento male perché mi fa schifo. Quindi ho preso, sono andata molto a controllare, poi ho preso questo che è la mega confezione di yogurt, questo se lo mangia Aurora, gli piace tantissimo, ma comunque mangio pure io per merenda, con i cereali dentro, non so più dove mettere la roba, ok. Poi ultima busta, 2 confezioni d'aranciata, che se no il nano chi lo sente. Ecco qua l'altro latte, no, ne ho prese solo 3, vedi? 3 confezioni di latte. Poi confezione di spaghetti, anche questa da 1 chilo. Poi farina, ho preso sia un pacco di farina 00 per fare i dolci, sia un pacco di farina 0 per fare la pizza, perché mio marito non vuole usare la 00 per fare la pizza, vuole solo questa, e regà, tocca accontentarlo, perché è lui il pizzettaro di casa. Quindi che faccio? Che gna, compro la farina giusta, quindi questa. Poi una confezione di ceci, una confezione di speck a pezzettini, perché ci voglio fare i funghi ripiani stasera, ho visto la ricetta da Debbie G e mi ha entusiasmato da morì, quindi l'ho presa. Poi ho ritrovato le salsicce di Norcia che erano in offerta la scorsa settimana, ora non so se sono ancora in offerta, comunque mi sono piaciute talmente tanto che le ho riprese, perché devo dire la verità, le salsicce dell'Eurospin di qui dove sto io non mi piacciono, quindi faccio sempre fatica, per evitare di andarle a prendere da un'altra parte ho preso queste qui di Norcia che ci erano piaciute tantissimo. Poi fettine di sottiletta, 2 confezioni di cioccolato fondente, una al 90% e una extra fondente al pistacchio, non sono per me ma sono per mio marito, bisogna coccolarlo suo marito ogni tanto. Ecco, mo me casca ogni cosa. Poi gocce di cioccolato,
sono sempre comode, che mi mancano sempre. Petto di pollo, questo è un must a casa nostra. Limoni e confezione di mezze maniche, stavolta da mezzo chilo perché da un chilo non c'era. A posto, questa è tutta la spesa, ragazzi, 150 euro per fare una spesa che mi durerà 2 settimane buone. Quindi che dirvi, adesso vado a sistemare tutto quanto al volo perché fra 10 minuti devo andare a prendere Aurora, quindi vi saluto, un bacio, commentate qui sotto se avete provato qualcosa, se avete delle cose da farmi provare, eccetera, e niente, anche solo per un saluto, e a presto, ciao ciao.